Facciamo finta di fare le pulizie anche oggi. Non vi faccio vedere quello che c'ho in cucina, anzi ve lo faccio però intravedere. Ragazzi, che c'è biondo? Mi vergogno, ma non sto bene, però dobbiamo andare avanti. Volete vedere che c'ho? Vi giuro. Allora, intanto ho acceso lo scaldino perché voglio farli con l'acqua calda. Guardate, mi devo mettere altro che mascherina. Non basta questa, ci vuole una maschera a casa mia. Però, allora, vi giuro, guardate, mi sto attrezzando. Ora le stanze là sopra andiamo a pulire e già sono pronto. Io sembro un cadavere, un morto che cammina. Guardate che c'è. Allora, questo no, questo è pulito. Avanti, scuola pasta, non so quanti giorni è là, ma è pulito. Lo mettiamo qua. Faccio pulizia ora una badante, perché biondo non riesce a badare a me. Se è Mao, mangiare hai mangiato, biondo? Ah? Mangiare hai mangiato. E anche che papà sta male, ha pensato a tutti. Nikita alla fermata dell'autobus, gli ho spiegato che già è uscita. Dove dobbiamo andare? Che io non sto bene, Nikita. Ah? Dove dobbiamo andare, amore? Idu che non quaglia. Ma Idu che non quaglia. Ah? Che bellina. Ha ragione. Ma io se stavo bene. Ora, fra un'oretta e mezza la farò riuscire a questa bambola, eh? A questo bambolino, no? Sì, biondo, ma c'è tutti che domandate qualcosa? Ah, yeah. Devo stare, io mi devo augurare sempre che sto bene per loro, non è un gioco, no. Me lo devo augurare, perché sennò Nikita, amore, ma così affettuosa se... ma... che bella. Oh Gesù mio misericordioso. E biondo, che fine ha fatto biondo? Allora, ah. Sì, mi dà la mano, mi fa tutte le moine del mondo. Va, 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 va. Oh, 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 oh. Oh, amore. Ma io, ascolta, io no. Principessina, io non sto benissimo. Ma tu non lo senti? Eh? Tu non lo senti che papà non sta bene? Facciamo una cosa ora. Puliamo un po' la tua stanza là sopra, io mi sono attrezzato e dopodiché, con sta manina, come una principessa, avanti, vogliamoci bene, capisci, Minica? Non fare gli occhi languidi. Effettivamente è uscita stamattina, ha fatto, glielo diciamo ai nostri amici di Facebook, che hai fatto la cacchina, hai fatto la pipì, eh? Che vuoi di più? Eh? Lei praticamente quando deve uscire si mette su questi scalini, però io ora... Intanto buon caffè a tutti, dal vostro Barbarello. Nikita, sto prendendo io il caffè, tu lo vuoi? Guardate che faccia. Lo vuoi tu? Vuoi caffè, biondo?
Ah? E che è il gigante e il bambino, eh? Sì, tutte e due, biondo, non si può. Tu sei escluso, biondo. Proprio per uscire in strada, no, nei tetti sì. Ora cominciamo, aspetto la telefonata della dottoressa Emanuela qua di Motta. Ceresi, chiamami Emanuela, ora gli devo richiamare sempre io. No, Barbaro, siccome c'è questo problema del coronavirus, è tutto intoppato, ma io... Bella, Oscar. Ora saliamo, eh? Saliamo così io pulisco le vostre stanze, eh? Ma che bellezza che sono, vero Bonichita? Io ringrazio il cielo che c'ho a loro, se no ero morto già non so da quanti anni. Il tipo, perché io mi sentivo forte, ero convinto che il mondo era mio e ahimè devo ricredermi che siamo. Niente, oggi stai benissimo, domani stai così. Questo riguarda tutti, però veramente meno male che c'ho a loro perché mi distraggono moltissimo, mi occupano moltissimo. Ok. Chiamare il 112 confessando il delitto. Quando i carabinieri sono arrivati nella palazzina di Cadone, che è in provincia di Padova, era in corridoio, sguardo nel vuoto, in camera da letto, il corpo senza vita di Aisha, nella stanza accanto, i tre figli Sti addormentati. mariti che uccidono le mogli, i figli, come se niente fosse. È accusato di omicidio. Come si fa? Boh. Giuro, sti telegiornali non si possono né sentire. Annunciata dal ministro Speranza la presentazione del piano vaccini il prossimo 2 dicembre in Parlamento. Roberta Badaloni. Dai, stanno arrivando i vaccini, eh? Su, forza e coraggio, che la vita è di passaggio. Barbaro. Cerchiamo di fare finta di fare qualcosa, di pulire, perché se ne ho io, biondino, se no mi sento... Oscar, vedete come mi vede lei subito le unghie? Ma tu no, non eri nel trono? Cioè dal trono o alla paletta della spazzatura? Eh? Sei una contraddizione, biondo. A me non tapigliassi e puliziassi un poco. Oscar, bella. Avanti, saliamo che vi apro la porta, dai. Avanti. Ora sai come corrono quando salgo io nella loro stanza? Ah. E come, guarda chi c'è, manicomio c'è. Peggio dei zingari, uno quando sta male non c'è nulla da fare, ragazzi, non è vergogna.
Perché qua mi sono riposato io nel letto di biondo, questa è la stanza di biondo. Mi sono messo una copertina perché ho avuto brividi di freddo. E come vuole Dio, misericordioso. Sì, biondo. Sì, qua te lo sto aprendo. Avanti. O Signore, mi aiuta e a Maronna vi accompagni. Ora io, biondo, devo levare sta coperta. Ti fai le unghiette anche tu, amore? Copi la mamma. Ah, un melione. Un melione c'è qua. Un melione. Tu sei un vero leone. Ma io spero solo che stanno sempre bene loro. Di me poco importa, però devo tutelarmi per loro. Altrimenti è un casino. Perciò vi stavo dicendo, siccome io lo conosco, perché l'altra volta l'ha fatto, si è aggrappato qua, nella coperta si è aggrappato questo cornutello. Stai attento però, biondo, Avanti, avanti. Fuori uno, ecco. Non vedeva l'ora. Ora io levo sta copertina. Ah, la Oscar, che devi fare? Te ne vuoi andare anche tu? Te ne vuoi andare anche tu, vero? Da tuo bimbo? Allora, la giornata è nuvolosa, però a dire il vero, un po' di sole c'è. Ma io devo vedere la mia pianta, ma c'è chi ne ha acqua. La pianta che mi hanno regalato, che bella. Allora, controlliamola. Qua c'è il fiore. Guardate gli altri boccioli. Biondo, non t'allontanare, biondo, Non mi fare stare io che non sto bene. I pompieri chiamo. E hanno a venere. Perché io non posso andare né per tetti e né da nessuna parte. Oscar, è la pianta. È la pianta, amore. Guardate che bellezza. Loretta, anche tu? Ah, che bellezza, biondino. Mi raccomando, biondo, cautela, eh? Cautela, biondo. Ok? Avanti. Io la pianta. Che bellezza che è. Ma ce me la metterei a casa, è molto bella. Guardate io, in mezzo al fiore, che bellezza. Oddio, Oscar, fai piano, che scivoli. È bagnato qua. Oscar è bagnato. Ma quando mi faccio segno la croce, che a mano manca. C'è con la mano storta. Ragazzi, levo la coperta, perché questa è la trappola di biondo, sono sicuro. Perché già l'ha fatto. Sa che fa? Da qua, salta. E l'ho visto abbrancicato l'altra volta. Siete tutti qua, tutti presenti? Avanti. Ok. Siete bellissimi. Ah, come il fiore. Eh sì, il fiore. Cuore di papà, il fiore. Attenta però, Oscar. Quanta levo, va? Ok, quanta levo. Avanti. Guarda che gioielli che ho, guardate che gioielli che ho. Il fiore, non li rompere, Oscar. Ora lo levo da lì. Ragazzi, vi voglio un bene dell'anima. Meno male che ci siete voi e che io vi racconto tutte le mie cose, nel bene e nel male. Vi amo, ciao.